Allora, bene, parliamo delle tecniche basiche del magnetismo. Non vedere per non incantarmi. Ci sono delle tecniche che è molto importante seguire perché, come dicevo prima, tu l'hai presentato, è vero che la volontà e la fede fanno molto, ma servono anche delle tecniche giuste. E già i magnetizzatori francesi lo sapevano. Per esempio, partiamo con una cosa, tieni qua per piacere, con la sedia. Partiamo praticamente, inutile parlare di io non sono un monteo, ma come tu qui qua, grazie. Dove va? Bene così? No, girati. No, così. E se no, perché tutti vedono così, bello. Oh, grande, grande, grande. Tutti i passi iniziano con una relazione magnetica che serve per individuare la distanza dal corpo alla quale si farà tatto magnetico. Per individuare il tatto dovrebbe dirci dove c'è qualcosa che non va, e anche per chi ce l'ha più forte, cosa c'è che non va. Quindi è importante. In più, la relazione magnetica è stabilire un rapporto empatico, senza toccarli, con il nostro assistito. Prima di tutto, però, premessa di tutto è chiedere, collegarsi col piano spirituale e chiedere assistenza. Quando la chiediamo e la nostra intenzione è pura, puramente intenzione di fare del bene, senza nessun secondo scopo o secondo fine, che potrebbe essere di qualunque tipo, loro aiutano, vengono, arrivano. Allora, preghiera iniziale, la faccio perché dopo facciamo qualcosa. Mentalizziamo Gesù, chiediamogli la grazia di avere qui con noi i suoi lavoratori della vita eterna, lavoratori del magnetismo, per aiutarci, per dare le qualità necessarie, la giusta direzione e la giusta intensità al fluido magnetico che ora applicheremo. E naturalmente tutto il loro supporto magnetico spirituale. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci da tutti i mali, così sia. Bene, dopodiché, con due mani, o con la destra soltanto, o con la sinistra soltanto, ognuno fa quello che si sente, si parte dall'alto e si va a cercare il punto di intersezione dei nostri due perispiriti, è questo, il punto di intersezione dei nostri due campi magnetici. Come, cosa dice la mano? Può essere un pizzicorio, un freddo, un caldo, qualcosa, sono cose molto diverse tra magnetizzatori diversi. Attenti a non rimanere molto lì perché sennò si rischia di congestionare, anche perché questo è di altissima frequenza e si congestiona con una certa facilità. Il centro vitale coronario. Coronario. Qualcuno usa anche il frontale, che è sempre di ben alta frequenza. A scelta. Diciamo che adesso io vado a cercare
il punto di intersezione dei nostri campi magnetici, e lì cosa faccio? Vado a cercare, vado a vedere se incontro qualcosa. Sono abituato con la sedia, scusate. Se incontro qualcosa che mi chiama, qualcosa che non va, e faccio tatto, memorizzo dove sono i problemi, dopodiché in genere si passa a una, a un grande corrente, come lo chiamavano i magnetizzatori francesi, e per andare, per fare uno dei grandi correnti dovremmo andare fino giù ai piedi, in vari livelli. Per esempio adesso io comincio nel livello attivante, poi mi allontano, vedete, ah scusate, notate questo, mai salire con le mani aperte, solo pugni chiusi e possibilmente quando si può fuori dall'assistito. Dal campo per spirituale dell'assistito, giusto? Sì, campo energetico, campo vitale, che poi potrebbe essere anche molto grande, quindi alle volte non si riesce per motivi pratici a stare molto fuori, ma l'importante è questo, pugni chiusi. La li apro qua, adesso lo faccio rallentatore. Perché io non guardo a sinistra? Perché qua, scusami, qua c'è lo splenico. È l'unico centro di 7-8 che si considerano di solito che esce a 45 gradi. E Jacob lo mette dopo il gastrico. Il gastrico quindi è qua, sotto, appena sotto lo sterno, e lo splenico è più o meno sotto l'ultima costola a 45 gradi. Dopo parleremo anche dei rovesci. Comunque il rovescio, se questo è il suo splenico, il rovescio dello splenico è se qua, sempre centro, sempre dritto. Quindi 45 gradi. Sempre anche dietro. 45 gradi dorsale. Visto che abbiamo fatto questo discorso qua, diciamo anche che l'altro centro che ha un rovescio un po' strano è il coronario, il suo rovescio è nel perineo, proprio il perineo, esce là, ed è l'unico centro che ha il suo rovescio che non è della stessa vibrazione, altissima vibrazione, bassissima vibrazione. Sarebbe il genesico? No, il basso. Non è neanche il basso, è proprio il perineo. Ah, si chiama il centro vitale perineo. Sì, ok. No, è il rovescio del, non è anche un centro vitale perineo, è il rovescio del coronario. Ed è importante davvero. Quindi quando si deve trattare, siccome è difficile trattarlo, se non con l'assistito su una maca, sulla brandina, sul mattino, in posizione fetale, perché? Perché essendo in posizione fetale su un fianco, si può lavorare il centro. Questo è chiaro. Se è partito lo spiegare dello splenico, perché c'è qualcosa con la posizione della mano di quando sì, perché la mia abitudine personale è questa, per prendere tutti e prendere tutto. Ah ok, la destra davanti e la sinistra per lo splenico, esatto. Buono. Prendo tutto, la di là apre solo quando è quasi arrivato allo splenico la sinistra. I livelli sono questi, ricordiamo, i livelli sono allontanarsi e avvicinarsi ai centri da trattare. Ah sì, perché poi puoi spiegare il discorso della velocità e della distanza.
della distanza è questo, appunto, grazie, sì, che quando si è vicini, stiamo trattando la zona attivante dell'assistito. Quando siamo lontani, fino a 25 cm circa è zona attivante, oltre è zona calmante, e più distante si è, più si lavora sulla zona calmante. Non è che calmo lei, lavoro sulla sua zona energetica calmante. La velocità 3 riguarda 3 secondi di non mi sono mai trovato con quelle cose lì, no? Anche Giacomo, sono d'accordo con lui, perché in un incontro ho detto, se fate il corpo in 15 secondi, non mi ricordo cosa ho detto, ma se vuoi andare a fare un concentrato, se io voglio fare un concentrato su di lei, un po'. Per non congestionare. Lo farei così. Questo è concentrato. Cioè lento. Molto sì, lento. Che passare lento. Il massimo del concentrato è che lo faccio qua. Quasi tocco. Quasi. In genere non si tocca. Il tocco sarebbe ancora di più, ma in genere noi non tocchiamo mai gli assistiti. E quindi, Roberto, il massimo del concentrato è l'imposizione statica. Esatto. Dopo ci sono anche altre tecniche, se ci sarà tempo ne parliamo, perché per esempio la florazione e il circolare, sono ancora più potenti. Ancora più potente sarebbe il concentrato per impatto. Dove te lo faccio? Mai su un'articolazione. Non giocate mai con le articolazioni che sono ritentrici di fluido magnetico e non va bene. Facciamo un impatto qua, allora, non sull'articolazione, ma a metà coscia. L'impatto è questo: si prende dalla zona calmante fino alla zona attivante, così, semplicemente così, si apre e si arriva anche più vicino da dove sono arrivato io. Poi, visto che ne parliamo, ci sarebbe anche il dispersivo, il concentrato si può fare anche, diciamo che tu sia qua, si può fare anche, per esempio, non so, main e umbilicale. Questo qua si usa ed è molto forte. Il dispersivo sarebbe questo. Il dispersivo per impatto che prende tutte le zone calmati e attivati. Allora la velocità e la concentrazione dipende dal caso che devo trattare? Come certo, faccio a capirlo? Certo. C'è un modo per capirlo? Esatto. L'esperienza, gli sbagli che hai fatto. A proposito, sbaglio perché ho concentrato molto su di lei e l'ho congestionata. Dispersivi. Lavoriamo sempre con i dispersivi. Non so cosa fare, il mio tatto non mi ha detto niente, non so cosa fare. Lavoro solo con dispersivi. Faccio solo dispersivi. Se concentro e mi rendo conto che ho fatto un errore, anche se non me ne rendo conto, dopo la concentrazione è sempre fare il dispersivo. Questo qua è un dispersivo longitudinale. Questo è un dispersivo trasversale. Crociato. Trasversale e crociato, io faccio solo crociato. Mi sembra che sia. Cioè, mi sembra indifferentemente o uno ha una valenza. Crociato e carica ancora di più. Il parli di cosa? Del dispersivo adesso. Del dispersivo incrociato
più efficiente. Vedi che passo qua, possibilmente. Alle volte non puoi, fai così, però i pugni sono chiusi. Eccolo qua. E questo è a livelli. E si ferma lì, giusto? Sì. Si ferma qui. Il palmo della mano? Quello che aveva letto prima, all'inizio. Quello che aveva letto prima, ok. Dalla rilevazione magnetica. Quando hai fatto la captazione, no? Sì. Tu devi seguire sempre quel parallelismo. Solo l'impatto, solo l'impatto. Sì. Una volta che hai individuato, tu più o meno lavori su quella fase. Lavoro sempre in quella... L'asse. Stiamo parlando dell'asse. No, solo del tratto, non penso che stiano parlando della velocità, della distanza. Sì. Dopo scusa il piano. Dopo parliamo piano, della piano di relazione. Piano di relazione. Sì. Il piano di relazione è importante solo per la ricerca, il tatto, la ricerca dei problemi sull'assistito. Mm-hmm. Ma quanta distanza metto? Più o meno. Quanta distanza metto in questo, nel dispersivo o nel concentrato, se voglio lavorare sul suo campo attivante, lavoro vicino, se voglio sul suo campo calmante, lavoro lontano. Cos'è che mi dice se devo lavorare qua o là? L'intuizione. Se vedi però, Giacomo dice, lavora sull'attivante, ok. Vuoi vedere dopo? Fai tatto per vedere se hai sbagliato oppure no. Se hai lavorato sull'attivante con la concentrazione e senti che c'è, l'hai congestionata la persona, subito fai dispersione. Subito, la stessa distanza, sempre il dispersivo è la stessa distanza con la quale si è lavorato con il concentrato. Adesso passo quello primo. Fatemi domande. No, eravamo arrivati alla prima parte, quindi il tatto per capire dove giusto. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Poi il passaggio successivo. Grazie. Ecco, mi ero fermato. Posso però fare una precisazione sul tatto? Sì. Ecco, allora il tatto, quando io faccio tatto, devo pormi con l'atteggiamento di chi non dona, solo sentire. Perché è importante questo, e bisogna esercitare questo atteggiamento, perché prima bisogna sentire aggiungere questo dettaglio. Ecco, io posso fare il tatto anche in modo o continuo oppure puntuale, cioè mi soffermo direttamente solo sui centri e chiudo, proprio per evitare eventualmente, se ho paura di donare un po', meglio farlo magari così finché non ho ancora la dimestichezza, scusa Scelta. E quindi io faccio una puntuale, vedete, vado proprio sui singoli. Non l'ho mai visto fare. Centri. E questo potrebbe non permetterti di percepire la differenza quando passi qualcosa sugli organi. Sto mai solo perché può darsi che io faccia il mio bel tatto, ma mi chiama, vado al fegato. Il fegato fa parte del gruppo splenico, è il maggior organo. Ricordiamo che splen in greco antico voleva dire milza, per cui ecco. In spleen in inglese? Sì, spleen. È milza, sì. Esatto. È vicino al fegato. In portoghese basso. 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 Da dire che a volte il paziente ha delle richieste, dice che ha delle disarmonie, che talvolta non corrispondono con i punti che tu rilevi, quindi è importante questa captazione proprio per andare alla fonte, no? Anche perché alle volte, no? Certo, alle volte posso
il male da una parte, ma l'origine è quella che dobbiamo cercare noi, perché noi dovremmo lavorare sull'origine. Non come il dottore che ti dà la pastiglietta perché ti passa il dolore, ma non causa. A causa, ciao. Ecco, dopo lo facciamo tutti, se lo qua, cioè, se mettiamo un po' lo facciamo tutti. Mi stanno dicendo? Il passaggio successivo al tatto è? Allora, abbiamo fatto il tatto, abbiamo visto che, io personalmente faccio sempre il longitudinale, grandi correnti. Perché? E questa è la dispersione. Equilibra, armonizza. Possiamo farlo anche prima del tatto questo, perché equilibra, armonizza l'assistito. Dopo, supponiamo che il tuo tatto ti abbia detto che c'è qualcosa qua, a livello del... La gola. Chiedo scusa, qua si potrebbe fare un collegamento tra tatto e chiaroveggenza. Quelli che hanno il tatto, Jacob e Joan, la Leanne, loro vedono. Sono 20 anni che lo fanno con amore, con passione, e sono dotati proprio di chiaroveggenza. Ti dicono, anzi forse non ti dicono niente, ma vanno dove vedono che serve. Quindi può essere a metà tra medianità e sensibilità. Sì, sì. No, lui l'ho sentito l'ultima tua, che lui parlava della doppia vista, e lui diceva che è dell'anima. Lui ha detto la doppia vista è dell'anima, e lui ha detto che non capiva quando lui è arrivato questo signore, lui sentiva che doveva toccare qua. Aveva fatto, però era qua, dopo questo aveva un tumore. E lui ha detto che ha imparato tanto da questo, perché lui non ha dato ascolto e ha seguito la prassi. Allora è un ascolto, era lui, diceva, era io, le sue potenzialità che avevano percepito, non la pratica in sé medianica, era sua. Ma è una forma di medianità. Magari tu angelo gusto. Lui dice, ha detto così. Guarda, vai lì, non lo so. Io vedo la tua ovella leggermente attratta verso il magnetizzatore. Aura. Sono felice di questo. Avendo tu il sfondo bianco, riesco a coglierne in parte la tua, ecco, il tuo stato energetico. Non prenderlo per buona comunque. Ecco, possiamo anche dire che nelle mani abbiamo un'altissima concentrazione di centri vitali o chakra, per cui a un certo punto diventano anche, ma proprio il tatto infatti è anche il nostro organo di senso. A quello che hai appena detto, per dire che i centri vitali sono coni che hanno una azione centripeta, cioè attirano il centrifugo, attirano il fluido, attirano l'energia, e centrifuga eiettano. Quindi ecco che le mani sono i nostri eiettori di fluido magnetico, che poi è il nostro fluido vitale, il nostro fluido animale? No, umano. Il nostro fluido umano viene eiettato dai palmari, da qua, dai digitali, dalle dita. Poi ci punta, dalla punta. Poi ci sono anche quelli... Anche misti. Misti. Uno potrebbe avere entrambi. Ci sono quelli misti. Ecco, per legarci a quello che ha appena detto Enrico, i nostri centri qua eiettano, buttano fuori l'azione centrifuga, l'energia che, per stare con Giacomello, noi produciamo, quasi tutti i magnetizzatori producono, con il gastrico. Poi se uno è uno splenico, è un magnetizzatore che aggiusta le ossa, mette a posto le cartilagini, ma sono rarissimi.
In genere si produce con il gastrico, che è già di bassa frequenza. Sì, perché è sotto il cardiaco. Vorrei dire a questo proposito che è interessante questa visione di Jacob, perché come ci sono diversi tipi di medianità, quello che ha più la doppia vista o la chiaroveggenza o la psicografia, quello che ha più accentuata l'intuizione, meglio quindi di ispirazione, così ci sono anche i magnetizzatori che hanno, diciamo, una tendenza a lavorare di più con il laringeo, con il cardiaco, con lo splenico, quindi in qualche modo possiamo fare questa ponte continuo tra medianità e magnetismo. E il confine spesso è anche difficile da trovare. È sottile. Nel magnetismo umano partiamo dalla componente animica dell'incarnato, però poi, essendo anche spiritisti, sappiamo molto bene che animismo e medianità, animismo e spiritismo si compenetrano. Per cui ecco che il magnetismo fatto da uno spiritista si potenzia ulteriormente, perché c'è anche la consapevolezza del concorso della medianità, degli spiriti, per cui non mi limito a pensare solo che sia il mio fluido magnetico esclusivamente. Per cui non lascio barriere neanche mentali a tutto quello che può avvenire, e possono avvenire quelli che nella Bibbia troviamo descritti come i miracoli, appunto, che si spiegano a questo punto anche in modo logico, razionale, come volevano sia Messner sia Kardec. Anche perché sono loro che migliorano i nostri fluidi. Sì, loro potenzializzano, cioè nel Pentateuco, fino a 100 volte il nostro potere fluidico. Per cui lì abbiamo, dopo mi taccio, la commistione tra fluido umano e fluido magnetico e fluido spirituale. Per cui lì si creano veramente dei composti interessanti che allora vanno a coprire una più vasta gamma di patologie, di necessità, perché noi dobbiamo sempre vedere di cosa c'è bisogno, perché è lì il punto, no? Ah, ma la mia teoria mi impedisce di credere a questo. No, ma al di là delle mie teorie, io devo vedere le necessità della persona. Se io posso, con degli studi, delle pratiche, delle tecniche, delle conoscenze, dei principi, diciamo, dare più alleviamento possibile a un più vasto numero di patologie, di necessità, vuol dire che è migliore quel percorso piuttosto che un altro che mi limita la prospettiva. Per cui dobbiamo anche imparare a pensare in grande, come diceva Messner, è una risorsa universale, appunto. Quindi... Sì. Sì, e quando, parlando di volontà e di fede, fondamentale perché la volontà funzioni è che io voglia il suo bene senza nessun tipo di interesse, farmi vedere, essere bravo, o che ne so io. Disinteressato completamente. E prima tu parlavi di concentrazione, lo chiamo fuoco. Focus. È proprio non perdersi con calma, tocca andare come c'è vista domani. No, proprio stare lì. Se stai lì, funziona molto meglio. Basta. Allora, la domanda era lei? Allora, grandi correnti longitudinali di allineamento, di chakra, di equilibratura, di armonizzazione all'inizio e anche dopo il tatto, secondo me. Io una volta all'inizio non lo faccio. Stop. Allora, prima abbiamo parlato della fine 25 attivazione, dopo è calmante, no? Ma dobbiamo sapere, prima lei le ha fatte tutti e due, ma invece ne devo... Su di lei. Su di lei hai sentito che le devi fare tutti e due, ok. No, vi sto solo spiegando. Ah. Il mio tatto è proprio scarso. Alle volte funziona perché ci centro, là parlo delle anime, e faccio molti dispersivi. Per cui è difficile che... Una volta solo ho bloccato una persona, perché nello studio con Jacob che facevamo il martedì sera, abbiamo letto
magnetizzatore antico, che ha provato a fare dal basso verso l'alto alle cervicali. E la mia assistita aveva mal di schiena, provo anch'io, di sera, dopo lì ho fatto dispersivi. Dopo 5 minuti, hai finito col problema? No, ancora 5 minuti, perché l'altra è bloccata, non si muove più, non si muoveva più. Allora me l'ha riportata, me l'ha seduta lì, tanti dispersivi sono, e dopo ho confessato la cosa quando ci troviamo alla fine, e Giacomo mi ha guardato così, hai provato, eh? Mannaggia, okay. Quindi ricordiamoci, mai gli errori, che perché c'è una spiegazione logica perché il senso deve essere dall'alto al basso e non mai dal basso all'alto. Mai. La spiegazione logica è per la forza tellurica, no? Perché dovrebbe essere il senso, ci sono i centri vitali come di bassa votano frequenza che trascinando verso l'alto il fluido che è inerente a quella, quel livello, quel livello vibrazionale, lo portiamo su e quindi c'è un appunto una sorta di reflusso, però in senso errato del termine. Cioè, il flusso c'è perché porto fluido di bassa frequenza verso centri vitali, in realtà vibrano su altre più alte frequenze. Quindi causa disarmonie forti. Bene. Allora dobbiamo parlare anche di flusso di flusso. Però sarebbe più per il pomeriggio. Tanto solo qualche accenno. Non volevo anticipare, no, perché poi sarei importante vedere. Perché quando lui, per esempio, lo troviamo in riflusso qua da dietro, ecco, andiamo sempre giù. Comunque, anche se dopo il flusso sarà dal basico in su, che non è dritto così, perché dal basico tu lo puoi tirare e far uscire da un altro centro di forza, no, sì, importante. No, è l'effetto pompa. C'è un'altra cosa. L'effetto pompa. Ah. L'effetto pompa della bicicletta. Quando noi compriamo le gomme della bicicletta, le gomme della bicicletta facevamo così, spingevamo l'aria verso il basso, giusto? Sì. E lei usciva verso l'alto e ci gonfiava la gomma. Sì. Lo stesso succede qua. Noi lavoriamo verso il basso, pompiamo verso il basso il fluido magnetico che dopo comincia a risalire e risalendo si sottilizza. Risalendo si sottilizza. Però naturalmente. Sì. Mentre sì. No, è quello che no, invece con le mani invece noi provochiamo una forzatura. Hai ragione. Sì. Dannosa. No, mi ricordo questo che ha detto Giacomo. Mentre il fluido che dal coronario, i fluidi che vanno verso il basso, spinti anche da voi, si densificano. Come? Densificano, cioè invece di avere una vibrazione altissima, partono con una vibrazione molto alta e arrivano con una vibrazione molto bassa. La via di ritorno è genesico, perineo, basico, che è quello che sempre vogliamo qua. Alla base della colonna vertebrale. Esatto. Sì. E da lì comincia la risalita, che però nelle ultime 9 lezioni che ha dato, lui dice, non è che va su. Cioè non è che fa basico, main, esatto. Va dal basico, non so se al genesico di nuovo, ma lo credo, forse al main main, da lì viene spostato. L'umbilicale o main main? Sì, l'umbilicale main main, main, main sì. E l'umbilicale. Sì. E fa un'azione del genere. Non lo so bene come si chiama. Sarebbe il famoso serpente della comunità. Ma non c'è una cosa qua, insieme alle loro yoga e questi si suona. Ad esempio io da Kundalini. Che fa cioè, si lavora spirale. Tanto sull'energia dell'arche, all'interno delle anche, eccetera, per elevarla anche di vibrazione. E solo in questa maniera si sottilizza e risale verso l'alto. Ma lo fa con un doppio movimento di quei lari, i famosi doppi serpenti,
che ricordano quello del DNA. Questo tipo di movimento lo stai ricordando anche tu, anche se, vabbè, lo state aspettando come lo insegna, ma con, al di là di queste finezze, il concetto è proprio lo stesso. Ecco, l'importante è che la yoga delle voci stimola, è una cosa che definitivamente, quando tu studi della teosofia, l'idea, non va mai stimolata, deve venire naturalmente, perché è una forza molto potente. Se tu non hai già un dominio psichico, emozionale, tu diventa una persona, vieni fuori tutte le energie che hai, tanto positivo quanto negativo, però tendenzialmente siamo ancora molto inferiori. No, no, già. È una cosa che... Infatti prima devono lavorare su prima di tutto su noi stessi, una questione di sì, sì, vabbè, no, non volevo dire di adesso, mi è venuto proprio spontaneo per basso salto su, sì. Ma questi concetti del riflusso, riprendendo tra l'altro Mesmer, perché abbiamo detto prima proprio c'era una proposizione specifica sul flusso e riflusso, proprio Jacob ha avuto un'illuminazione in tempi recenti che ha iniziato a parlare soprattutto di flusso e riflusso, perché prima era un argomento un po'... L'altro ci ha trovato attraverso l'esperienza. Ecco, infatti. Lui ne ha fatto, sono 50 anni che fa, che mai ha detto. Anche di più. Vediamo se lo capisco. Allora, praticamente nell'elemento discendente noi mandiamo le nostre energie, praticamente le nostre, in una forma più densa o più pesante. E loro si trasformano perché vanno giù verso. Allora, significa che le cose più pesanti hanno una vibrazione minore, può essere. Sì, e quindi sostanzialmente la loro vibrazione diminuisce, ma è funzionale al fatto che questa diminuzione di vibrazioni rientra in un processo armonico per poter risalire. Ok? Ho capito bene questo? Sì, serve la spinta e controspinta. Cioè, quando più tendo la corda dell'arco, più la freccia effettivamente e anche la materia che è più densa anche in natura vibra meno, perché l'acqua, per dire, tu la riscaldi eccetera, quindi praticamente si trasforma in vapore e va su, ma finché è densa, e se diventa ancora più densa diventa ghiaccio, lei ha meno vibrazioni. Bravo. Ma le molecole stesse sono statiche, non c'è, sono chiaro, i gas sono molto più veloci. Cioè, la collega aveva puntato, io dicevo questo, parlava all'acqua. Però non è inferiore da un punto di vista morale, è inferiore nel senso che c'è quella fascia vibratoria che fa parte dell'universo, della natura. Però l'importante è che non ci sia uno scambio di posti a questo punto. Cioè, che il basso non sia dove dovrebbe esserci l'alto e viceversa, cioè ognuno il suo. Pensiamo che il nostro testo più vasto adesso, ecco, anche adesso ho saputo che dalla te che il CD di Osho sulla Kundalini non può essere adoperato da tutti. No, e non è da me, è dei libri che ho letto, tu guarda Paolo, tu guarda i teosofici, tutti sono convintissimo di avere ragione. Ma voglio dire, non so, se dite la Kundalini si vede a farla e mai. Sì, no, ma il vampiro ci protegge, ci autoprotegge. Non volontario, se non vedi qua, sempre un'esperienza. Voglio dire che anche in contesto, in un contesto diciamo più vasto, noi veniamo da guerra dei pesci, no? Che l'era. E adesso stiamo andando e siamo dentro all'era degli acquari. Allora, praticamente il pesce significa materia densa, l'acquario vuol dire che noi siamo dentro un'evoluzione più liquida, più fluida, tanto è vero che in effetti certe resistenze sono venute meno come determinate, e poi andremo verso la versione, come dire, gassosa. Ma ci saremo ancora, Stai leggendo Pietro Baldi, amore? Stai leggendo Pietro Baldi? C'è anche lui? Che viaggia dentro a Pietro Baldi. E ridendo scherzando abbiamo superato Pietro Baldi. Lui lo conosce bene, Pietro Baldi. Un po'. Personalmente...
Andiamo avanti, se no sì, allora io mi sono fermato. Comunque, non so se dopo no. Di questo processo. Ho una proposta. Noi adesso ci tagliamo la bocca e tu ci fai vedere il processo da A alla Z senza fare domande, perché sennò continuiamo a interromperti e restiamo a livello mentale, razionale. E poi, se posso, la mia idea, e poi dopo pezzo per pezzo ci rispieghi, perché sennò non vediamo. Ma comunque viene ripreso tutto nel pomeriggio, sì. In ogni caso. Ma è interessante che ci si sente. Se lui dice noi cambiamo molto argomento e mettiamo dentro la pentola proprio. Ma adesso mettiamo tutte le proprie spiegazioni, io poi quando vado a fare avrò la testa che continuerò a tornare. Allora mi ha detto così, devo fare così, ma è giusto sbagliare. Per questo devo fidarmi a sentire, poi non. Stiamo no, ma però okay. Come punto di riferimento la sensazione di spessino lo trovo giusto. Ricominciamo. Preghiera, richiesta di aiuto, relazione magnetica. Io lo faccio con la sinistra, si può fare con due mani, con la destra, con la sinistra. La faccio con la sinistra, quando sento qualcosa mi fermo, questa è la distanza alla quale farò il tatto all'assistito. Prima magari l'ho fatto un grande corrente, ho fatto un dispersivo longitudinale. Dopo sicuramente lo faccio ancora e possibilmente in livelli, molti lo fanno così. Io non mi trovo molto bene perché adesso parliamo di asse. L'ideale è che il palmo della mia mano o le dita, se vuoi digitale, sia perpendicolare al centro. Quindi io so che se faccio così rimango piuttosto perpendicolare, se faccio così faccio fatica, dovrei piegarmi sulle ginocchia, un po' si perde la perpendicolarità, sono verso il basso. Quindi cosa faccio? Agisco verso il basso, no, io devo agire sull'asse, come agisco qua? Agisco sugli altri. Dopodiché decido, ho sentito qualcosa che non va a livello laringeo. Sappiamo, ricordiamoci che occhi e gola e naso molto hanno a che fare con il fegato. Questo è un altro discorso. Allora cosa faccio? Decido di fare, no, prendiamo il gastrico, ho sentito qualcosa a livello del gastrico, faccio concentrato, un minuto, via, faccio tre concentrati, o uno solo, e dopo supponiamo che sia qua il suo gastrico. Perché faccio così? Perché non ce la faccio a ginocchiarmi, ho il ginocchio di ferro, non ce la faccio a ginocchiarmi. Adesso arrivo lì a fartelo davvero perché sennò ti congestiono. Era per far vedere a loro che c'è anche questo modo di fare, non c'è solo questo, ma c'è anche questo. E vedete che le mie mani viaggiano dritte. Questo è il piano giusto. Questo è il piano giusto, se qua ci fosse un centro. E questo è l'asse giusto, il piano è questo. Se io faccio così, esco dal piano. Se faccio così, esco dal piano.
dopo lo fessavo al muro. Per adesso ti... Mi sta rinvenendo. Sì, si disperde alla stessa distanza alla quale si è concentrato. Se io fossi stato qua con il in zona calmante, dovrei disperdere in zona calmante. E esageriamo con i dispersivi. È bene esagerare. Non si esagera mai con i dispersivi. Si può esagerare con il concentrato, ma con i dispersivi non si esagera mai. Ho fatto questo esempio qua, domani. E alla fine, finito il magnetismo? Allora, aspettavo domani, ma se non vengono, alla fine ho trattato, ho fatto quello che dovevo fare, riarmonizzo in livelli, poi in genere, spesso assistito e concentrato, diciamo, se non addormentato, prendo la sua acqua di un litro e mezzo, di un litro, in genere lo portano perché durano una settimana in mantenimento, e lui o lei è lì tranquillo, io magnetizzo, chiedo aiuto sempre, magnetizzo l'acqua mentalizzando che in quest'acqua sto introducendo tutti gli elementi, i composti, le cose che servono perché lei, consumandolo durante la settimana, mantenga i benefici del passo magnetico. E ci vanno dentro, sono spesso, hanno fatto studi, e adesso ho saputo che già lo studiava, chi è Melbe? L'acqua magnetizzata. Beh, uno di loro. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Più potente. Ok, uno di loro. Non è un'invenzione di Giacomo. Se per esempio l'assistito avesse un cancro, stiamo lì almeno 2-3 minuti, 4, per esempio. E comunque minimo un minuto, noi mentalizziamo, diciamo una preghiera interiore, chiediamo l'aiuto sempre dei buoni spiriti. E questa è la magnetizzazione dell'acqua. Supponiamo che lui sia, potrebbe essere attento, oppure ancora dormendo. Io preferisco farla perché alla fine di tutto c'è da fare, c'è da chiedere all'assistito di mettersi in piedi così. Perché la fine è sempre fatta di perpendicolari. I perpendicolari sono anche loro armonizzanti e allineanti i centri. Scusate, lo faccio al rallentatore. Faccio così perché la prima volta, 12 anni fa, mia moglie ci ha fatto fare l'esercizio che dopo farete anche voi, e mia moglie, sono rimasto lì un po', non ho più voluto vedermi, per quel giorno lì mi ha odiato, l'ho congestionata, proprio congestionata. Quindi anche voi dopo state attenti a non esagerare. Allora, perpendicolari, questi, ma aspetta, in livelli, adesso se io avessi le ginocchia migliori, i palmi delle mani passano sempre sui centri, è rimasto fuori, allora, vedete, sono 30-40 centimetri per un punto, non si può fare così, quindi 30-40 centimetri a livelli. Ciao, grazie.
Il fatto che ti sei fermato a tre quarti, è importante arrivare fino a sotto? Grazie. Sì. Io ho detto che non ce la faccio con le ginocchia, l'ideale sarebbe arrivare almeno fin dopo le ginocchia. Perché altrimenti cosa succede? Si carica qua dopo? Si potrebbero caricare le articolazioni. Oppure tu stai lì. No, stai lì, come prima. Io ho il ginocchio che non è un granché, il destro, né il sinistro. Oppure si va così. Dopo, sì. Chi ha il ginocchio, ha le ginocchia che funzionano come bene. Le parti sotto. Funziona male con mamma, io adotterò questo. Grazie che me l'hai fatto vedere, perché sennò... Devo dire che è molto cosa. Perché sono caduta. Mi ha dato tanto. Mi ha dato anche un ginocchio di ferro. Ginocchio bionico. Una domanda. Tra le tecniche basiche, possiamo far rientrare forse il soffio, volendo, e il trascinamento. Ma il trascinamento, lo specchiamento, se ne sarebbe di roba? Allora, abbiamo Secondo me il trascinamento potrebbe essere utile insieme oggi a sulla macca. Perfetto. Oggi sulla macca. Solo per farvi vedere. No, io dicevo Enrico, per me si deve, nel mio caso, teoria, ma non ho imparato, io penso che è bello concentrare sulle cose pratiche in modo che diventi una cosa ben assorbita. E tu puoi fare vedere come fai il trascinamento, perché sennò dopo diventa troppa cosa nella mente. Guarda che non ti ho spedito via. No, dopo salutate il vostro assistito. Ciao, grazie. Grazie papà del cielo. Grazie papà del cielo. Io sono sempre qua, sono pronta a ricevere sempre, non ho problemi. Scusa, io ho una domanda. Tu hai detto, io ho sentito che il problema è qua, però tratto qua, ma per comodità o perché... Per comodità e per farmi vedere. Ah, ecco, non ho sentito un problema su lì. Qua, non hai detto la ragione. Supponiamo che... Ah, non ce l'aveva il problema. Non ce l'aveva stavolta. Ce l'ho da un'altra parte che lui non ha detto. Però questa stagione potrebbe arrivare domani. Ecco, questo sarebbe il passe classico, secondo la mia idea. Quindi il trattamento era il concentrato che abbiamo fatto in questo caso, giusto? Concentrato e dispersione. Sì, vabbè, però il concentrato e poi la dispersione. Enrico parlava di cose fondamentali. Io non so se mia mamma si è cavata due volte dal Covid da sola o se l'ho aiutata, ma ho usato molto il soffio. Lei ha preso il Covid, aveva 102 anni, 101 anni, dopo 102. È un'azione magnetica molto forte. C'è il soffio caldo e il soffio freddo. In genere il soffio caldo si usa per concentrare, è un concentrato ancora più forte dei circolari, ancora più. E concentriamo qua sul ravagliato. Io ho scoperto che questo punto qua ha bisogno, per esempio c'è un cancro. Il cancro si tratta molto con in posizioni dispersivi. In posizioni in genere attivanti, ma non sempre, dipende da quello che si percepisce, e dispersivi. Ma anche con soffio caldo. Il soffio caldo com'è? È come appannare, voler appannare uno specchio. Abbiamo sveglio qua. Questo è il soffio caldo. Concentra molto. Poi ho fatto, allora lo rifaccio,
Non respirate mai vicino al paziente all'assistito, perché il sottocaldo muove energie che possono esteriorizzarsi da lui, energie non proprio buone, e le tue sono buonissime. E no, mi abusate come stella. E quindi si respira un po' discosti, un po' scostati, si respira un po' dalla parte. Il soffio freddo, qualcuno parla anche di soffio freddo concentrante, io non l'ho mai usato come concentrante perché è troppo bello il caldo. E il caldo in genere è attivante perché è difficile fare un... è attivante. Il soffio freddo in genere è dispersivo e quasi sempre calmante. Ho questo punto qua. Come il vento. Usa molto. Sì, ma anche la cosa qua. Ecco, è come spegnere una candela, pure spegnere una candela. Quindi quando fai l'attivante col soffio, non l'attivante, quando fai il concentrato, il dispersivo sempre col soffio, soffio freddo. Sì. Giusto, non si mischia mai. No, ma spesso si fa anche col, per esempio, perché è difficile fare un soffio freddo. Si può fare. Ah, da vicino. Ma io lavorerei a dispersivi. Ah. Ricordando, ho dimenticato di dirlo prima, che il potere di un dispersivo è come il potere di tre longitudinali. Hanno trovato che tre longitudinali, scusa, perché il longitudinale dovrei farlo puntuale. Supponiamo che io faccia longitudinali allo splenico. Questi qua sono longitudinali puntuali, sul punto. Sono sempre un 30-40 cm circa. Tre di questi valgono come uno di questi. Cioè il potere dispersivo del dispersivo trasversale è tre volte maggiore di un dispersivo longitudinale. E scusa, quello che hai fatto prima così cos'era? Trasversale. È trasversale. Solo che invece di farlo. Perché c'è. Invece di farlo così. Fatto così per profondità. Quindi il dispersivo longitudinale lo facciamo all'inizio e alla fine, si può fare. Quando anche lì, quando vedo. Cioè, non quando tratto la parte. Il longitudinale lo faccio per armonizzare. Per armonizzare. Non quando tratto un punto specifico. Ma l'ho appena fatto anche per adesso. Adesso l'ho appena fatto qua. Questo cos'è? È una longitudinale puntuale. Ah, longitudinale. Sul punto. Sì. Perché se fosse stato trasversale era così. Tre di questi valgono come uno di questi. Crociato. Cioè, il potere. Sì, il crociato è molto, molto efficace. Non sono sicura di aver capito bene. No, io oggi capirei che per questa mattina abbiamo già messo abbastanza carne al fuoco. Prendiamoci una pausa per mettere sotto i denti qualcosa. Fai un po' di dispersivi. Ma perché adesso ha deciso di fare i dispersivi da sopra e gli orizzontali e perché non quelli longitudinali? Questo è un dispersivo trasversale. Ci sono diversi tipi di dispersivi, non ce n'è uno solo. Luce fa vedere un masco. Che si pulisco. Scarica. Lascerò la mia foto dentro tutti gli asciati. Quando è che apri? A che punto è il nocci? Come chiudi? Quindi croce. Ma quando le apri le mani? Quando sei davanti. Chiudi in croce. Ma sui genesi che succede una difficoltà, come fai? In genere le mani sono così, tiene così, tiene così, in genere le mani sono così, e allora mentalizzo e lo faccio un po' più alto. Ah, non ho dimenticato l'ombelicale. E qua
lo faccio da distante, mentalizzando se voglio che è attivante, mentre da distante sarebbe fermato. Certo. Ma io penso, mentalizzo e dirigo l'azione come se fosse anche attivante. Abbiamo un paziente sul letto d'ospedale che non può girarsi, noi vogliamo trattare la parte dietro, trattiamo la parte davanti mentalizzando che stiamo trattando la parte dietro. Possiamo fare tutto. Qui, qui stiamo entrando un po' anche a bassa distanza. È quello che faceva mia mamma, su bassa distanza, ma ci mettevo un'ora e un quarto tutte le volte. Col soffio a distanza facevi? Il soffio lo facevi a distanza?